attiva. Chiamo gli altri partecipanti. Sì, allora faccio così, perfetto. Quindi quando sto così a me vedono me. Quando poi a me serve giro questa. Esatto. E così la piazza. Certo, non sapete mai. No, sto fallendo, non posso. Come fanno a vedere bene là? Certo, immagino, Forse conviene che questa si proietta di là allora, come stava facendo lei prima. Ma non c'è arriva a capire. Beh, ma la telecamera, scusa, ma quella telecamera non prende. No, quindi sono staccato. Perché veramente questo è attaccato direttamente al computer. E come fanno a vedere bene le diapositive? Ambe, quindi devo stare attento a come muovo. Ma non possiamo 5 a 5. Aspettano, aspetta, fammi finire qua e arrivo, tanto ho quasi fatto. Quindi praticamente con una gomma da masticare piazziamo qui. Ma non resta ferma però, sai quante volte io... No, così non può essere definitiva la soluzione, anche perché poi fa tipo schermo infinito. Quando apro qua, no? Dovrebbe prendere queste, non sì. Là. Sì. Poi vabbè, loro le diranno... Vediamo un po' se le prende bene così, invece, perché se le prende bene così... Così le prende... Ah no, perché prende là... No, no, sì. Ma non prende lui. Scusi, proviamo... no, si vede tipo... Tipo come se mette uno specchio davanti all'altro. Fa quell'effetto là. Come facciamo a fare delle diapositive allora? Questo è il problema. Tutti faranno così, tutti vengono le diapositive. Però forse se vedi solo questa pagina. Vabbè, poi dopo facciamo la prova e sentiamo loro come vedi. Quindi dopo venga qua così vediamo un attimo. Sì, adesso mi chiamo dal telefono e dico di collegarsi. Se collegano e aspettano. Sì, ah sì, ma pure loro verificano che il collegamento funziona. Sì, ma la tecnologia è... Perché, scusa, io non capisco perché non hanno collegato il proiettore a... Direttamente. Io mi posso stringere il più possibile qua, ma poi... se loro vedono come vediamo noi, va bene, non vedo che... Cioè loro vedono loro vedono quello che c'è su alla sotto, quanto leggono? Loro vedono quello, non si vede niente, capito? Orelli, ma se gliele mandiamo via mail, se le proiettano, mettono le robe? Non so quanto è grande, no, ma la scatola, no, non si capisce come funziona qua. Cioè io ho le diapositive, non devo proiettare, sì. Come fanno loro a vederle giù? Da qua così? Cioè, che... sì. Mo tengo così, come lo lascio? Se noi le mandiamo via mail, se le proiettano. Mi tolgo dal... C'è un adesso loro vedono direttamente le diapositive che scorrono. Ah, quindi questa si può chiudere allora? No, questa è la diapositiva. Questa è quella mia, e loro vedono quella? Sì, sì, loro vedono questa. Quindi praticamente io posso pure togliere
Posso pure mettermi così, no? Assolutamente sì, vedi che qua lo posso. No, vedono questo, no, vedono questo. Ah, perfetto. Poi dovrò passare da, sulla se serve, che devo vedere lei. Basta, si va qua e si cambia, si fa la condivisione schermo. Ah, ho capito, perfetto. Adesso, sì, 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 arrivato là. Ok. Quindi, perfetto. Ditemi quando posso cominciare e io comincio. Sì, io diamo le sedie e poi lo faccio sapere come serve. Sì, va bene. Usare se c'è questo piccolo qua, approfitto di dire due cose. Vabbè, stiamo collegando le sedie. Il corso viene fatto a Roma e anche a Reggio Calabria e a Napoli, perché ci sono delle persone che non si spostano, eccetera. Abbiamo pensato solo su questo corso di fare questa modalità qua. Scusate se oggi c'è qualche problema tecnico, ovviamente il primo giorno è sempre un classico, diciamo, di tutte le cose che vengono alla mia volta. E niente, allora, io mi presento, sono il responsabile dell'alta formazione della Link Campus e coordino tutti i corsi di alta formazione che ci sono. E questo corso avrà un tutor, oggi non poteva venire, ma la prossima volta anche voi vedrete un tutor, che vi mandiamo i suoi riferimenti, che sarà il vostro primo riferimento per qualsiasi problema, cosa. Sarà in aula qui con voi, dunque diciamo quando c'è il corso ci sarà anche il tutor, sarà anche a Roma, dunque non c'è nessun problema. Qualsiasi tipo di problematica, di cosa, il tutor è il primo riferimento rispetto all'università, il riferimento dal punto di vista organizzativo, perché dal punto di vista accademico il professor Allegra è il direttore del corso e il docente del corso. Per tutto quello che attiene gli aspetti organizzativi, permessi, come funziona una cosa, qualsiasi cosa, il tutor è il primo riferimento. Il secondo riferimento è l'ufficio alta formazione, la mail è altaformazione@unilink.it, per qualsiasi cosa ci mandate un'email e noi rispondiamo sicuramente in giornata, massimo il giorno dopo se non ci siamo. E abbiamo anche altaformazione@unilink.it. No, senti, ti il corso chiedere. È organizzato, sì, il corso è organizzato in questo modo. Abbiamo un weekend sì, un weekend no, come avete visto il calendario. So che in questo corso ci sono un po' di problemi per alcune date. Non è detto che riusciamo a trovare delle date compatibili con l'università, perché noi nel fine settimana abbiamo tutte le aule fortunatamente piene di master e corsi di formazione. Per cui voi che venite qui troverete le aule praticamente strapolme, diciamo, cioè l'università sarà piena. Detto questo, ci chiediamo comunque di venirvi incontro, ovviamente in qualsiasi modo, per cui sulla base delle persone che stanno qui a Roma ci chiediamo di organizzare in modo da poter spostare il corso in un altro weekend, trovare una soluzione che comunque arrivi al top, diciamo. Ci proviamo, questo in tutta la regola che ci abbiamo, non è detto che riusciamo a farlo. Per quanto riguarda il resto, vi manderemo un'email. Alcune cose non abbiamo potuto fare perché l'Intap ci ha dato le liste dei corsisti molto tardi e siccome l'accettazione del corso è partita solo settimana scorsa, come vi sarete accorti, è successo che noi le liste aggiornate esatte di chi ha accettato non ce l'abbiamo ancora. Per questo è il motivo per cui non sappiamo chi sta qui e chi sta in Calabria o a Napoli e alcune altre informazioni. Detto questo, questo problema lo risolveremo in settimana, diciamo, per cui dopo avremo già tutte le informazioni più precise e puntuali. Noi vi manderemo un'email con tutta una serie di informazioni di carattere organizzativo, a parte quelle che vi dico io adesso, che è il punto di riferimento a chi sentire per qualsiasi cosa e così via. Però abbiamo già messo in piedi una specie di piattaforma online, chiamiamola così, che non è proprio una piattaforma online, è sostanzialmente una condivisione di file, per cui tutto il materiale dei docenti, di volta in volta verrà fatto, o altro materiale che noi, che il professor Allegra deciderà di fornirvi, noi lo metteremo su internet, voi saprete dove andarlo a prendere, con una directory, avviate e scaricate il materiale, per cui diciamo questo sarà il modo in cui diciamo ci distribuiremo il materiale, non stare qui a passare pennette e cose varie, in questo modo vedete che sta tutto lì e non c'è problema.
qualsiasi altra cosa che avete, ci scambiamo le cose. Ho utilizzato un metodo semplicissimo, più banale di tutti, che però ci consente che chiunque lo può usare facilmente da qualsiasi parte, senza grosse installazioni o cose varie. Altre informazioni, se avete altre curiosità, altre cose, chiedete, io sono a vostra disposizione, se no via mail o in qualsiasi modo. Per i permessi del lavoro, che ha bisogno di permessi del lavoro, o ci mandate un'email nei giorni precedenti o quando venite in ufficio lo segnate da qualche parte, adesso tu per prendere anche questa informazione. Per oggi vi chiedo di mettere anche una crocetta vicino al vostro nome, insomma, che noi sappiamo a chi, e noi immediatamente gli manderemo lunedì, martedì i permessi. Se prepareremo, li mandiamo via mail, un PDF con la nota dei permessi. Questo corso è valido per le 150 ore, un'altra domanda frequente che ci hanno fatto in questi giorni. No, ci sono delle strutture, delle organizzazioni che ancora oggi prendono queste cose. Cioè come? Cioè ci sono degli uffici che hanno chiuso la richiesta di interno. Le scuole sono state la struttura. Però per altre strutture ci sono, per cui io non sento tutti i docenti, vi dico che, diciamo, se ne aveste bisogno, noi siamo qui, vi mandiamo una comunicazione che abbiamo predisposto, in cui diciamo le cose. Altro elemento importante che volevo dire è questo: il corso prevede l'80% di ore di frequenza per accedere alla valutazione finale, perché essendo un corso universitario, sotto un minimo di frequenza non si può accedere alla valutazione finale. Per chi non riuscisse a fare l'80% delle ore, allora, chi riesce a fare questo percorso arriverà alla fine, avrà un attestato di frequenza con valutazione della, diciamo, del risultato. Avrai 12 crediti formativi, buonasera, avrai 12 crediti formativi e dunque, diciamo, farà a titolo completo il percorso di alta formazione sulla nuova didattica. Chi non riuscisse ad arrivare all'80% delle ore per qualche motivo, perché magari nel senso, perché decide a un certo punto di non poter frequentare sempre il discorso, noi faremo comunque un attestato di partecipazione, che ovviamente ha un valore notevolmente diverso. Ok, passi sicuro, perché noi vediamo solo... Sì, perché male, non vedo il video, ma sento un po'. Ma vedo da Google, sì, da YouTube. Da YouTube. Se entro nel hangout possono fare anche le domande. Sì. Falle entrare nel hangout, invito le famiglie. Okay. Non mi dà. Allora, dovremmo vedere anche le altre aule. Eh sì, altrimenti io come interagisco con loro? Sì, questo risolviamo con calma. Sì. Per cui tutti quelli che hanno diritto, comunque noi diamo la testata di partecipazione, quindi non so fatto, sono venuti qui, che hanno frequentato, ovviamente è un attestato che ha il valore che ha gli attestati di partecipazione dell'educazione per adulti, cioè dimostra il fatto che io comunque ho partecipato in qualche modo. Cioè, non mi attesta la frequenza, perché ovviamente non c'è stata, nell'80%, ne attesta il fatto che c'è una valutazione finale. Però ci teniamo, che magari qualcuno si la spende in qualche modo. Questo è una cosa... Se avete altre richieste, fatecele. Beh, l'altra richiesta che abbiamo fatto, che hanno fatto e che io ho segnalato nel calendario, è quella proprio del calendario, cioè spostare il calendario. Cerchiamo adesso di farlo sulla base delle persone di Roma che stanno qui, perché qua ce l'abbiamo qui a Roma. Ah, ecco. Gli altri siti qua non ce l'abbiamo, qui ce l'abbiamo, perché noi facciamo questa università, non so se la conoscete, è un'università che c'è da tantissimi anni in Italia, prima come Università di Malta, per tanti anni ha fatto l'Università di Malta in Italia, fondamentalmente, per cui davamo titoli anglosassoni, poi riconosciuti dal governo italiano, che riportati in italiano. Adesso da qualche anno siamo Università Italiana a tutti gli effetti, per cui abbiamo tutte le incombenze e le legislazioni che hanno le altre università, al pari della LUIS, non di quelle prematiche, con quale non c'entrava nulla, anche se il nome campus spesso viene confuso con Unicampus, ah, e non è il nostro caso, diciamo, ovviamente. E per cui, diciamo, noi ci siamo specializzati negli anni, oltre che nei corsi di laurea che abbiamo, in particolare per gli adulti, ma anche per i ragazzi, ci siamo specializzati nella formazione
post-graduate, cioè post-laurea, su due, diciamo, rami principali. Il primo ramo è la parte di master, di cui ero responsabile fino a poco tempo fa, perché sono lasciato per rimettere in piedi il settore di alta formazione, e lì partiranno circa 12-14 master, che li facciamo di più in tutto il fine settimana, per cui vedrete qui, diciamo, un po' di movimento nella... Ancorché è un sabato, vedete il movimento che sembra quasi un giorno normale. E poi abbiamo i corsi di alta formazione, che sono praticamente corsi, quasi tutti i corsi ITA nel fine settimana. Dunque ci sono i vostri corsi, così, e sono tutte le, tutti i fine settimana, per cui ci sono tre corsi oggi e tre corsi saranno settimana prossima che partiranno. Partiranno sempre spazzati, per cui abbiamo difficoltà, se perdiamo un weekend, a poi incastrarlo negli altri weekend. Per cui dobbiamo capire molto, in base alle persone, Laura, che riusciamo a trovare il posto. Siamo a posto. Sì, però non lo sappiamo. Ma adesso lo sappiamo. Per cui cerchiamo di... Prego, dica. Posso fare una domanda? Allora, io ho visto che in totale, quando ho fatto la domanda per partecipare a questo corso del 2.0, 120 ore. Sì. Però facendo in totale, per il calendario che sì. ho letto, sono 94, mi sembra. Sono 96 ore solari, 96 ore solari che corrispondono a 120 ore accademiche. Perfetto, ecco, volevo sapere se mi ripetete di fare il conteggio, io ho fatto l'elevato. No, cioè, le ore accademiche sono le ore accademiche universitarie, per cui un'ora accademica è tre quarti d'ora, 45 minuti. Per cui, diciamo, noi conteggiamo le ore accademiche, che sono quelle valide ai fini del certificato, eccetera. Se lei vede questa proporzione riportata, viene circa 96 ore solari, 120 ore accademiche. Per cui farete 120 ore di lezione, nel senso che noi conteggiamo con la direzione a 10 quarti d'ora. Il calendario è completo, quindi il calendario è completo. Poi un'altra cosa, sono arrivata in ritardo, mi scuso. Per quanto riguarda il calendario, ho visto che ha delle modifiche, il calendario delle ore di puntata. Per questo corso ci sono qualche problema di conti, cose varie, eccetera. E diciamo, stiamo cercando adesso, cercheremo di vedere se riusciamo a spostare delle cose affinché in due weekend che è stato segnalato non ci siano i problemi. Uno è il 26-27 aprile, se non mi sbaglio, e l'altro l'8 giugno, se non mi sbaglio. Dunque cercheremo di spostare le cose affinché in questi weekend voi non facciate lezione e lo spostiamo più avanti. Sì. Vediamo, o nel weekend successivo, oppure proveremo a spostarlo più avanti. Poi che non possiamo andare molto avanti, altrimenti andiamo... molto avanti a tutti. Già finisce il giugno, pensiamo in ferie, abbiamo redditi di ferie noi, l'8 giugno mi pare che si possa fare. L'8 giugno, forse è il 22, si riferisce... Esattamente. E mi sembra che il 23 giugno sia... Sì, o il 19. C'era una data che cade proprio in mezzo agli anni del mio calendario, troverai proprio la sostituzione, no? Allora c'è il o il 18-19 o il 22-23 che cadono in mezzo agli anni. Se è possibile spostare l'8-9, sono tranquilli. Cerchiamo di gestire questa cosa. Sì. Non sono sicuro di riuscirla a fare, perché non posso promettere, però cercherò di gestire questa cosa. Altrimenti vediamo di trovare un'altra soluzione che può essere anche... in alcuni casi l'abbiamo fatto, se non possiamo dare la possibilità di fare la cosa, la registriamo la lezione per quelli di Napoli e della Regione Calabria e poi la lasciamo là, nella peggiore delle ipotesi. Nelle peggiori delle ipotesi. Perfetto. Cerchiamo di non farlo mai, ma nelle peggiori delle ipotesi potrebbe anche accadere. Scusi, ma cosa significa che ci sono gli esami di Stone, ha accettato? Cioè, nel senso che se la data del corso di alta promozione coincide con l'esame, quindi con l'esame, cioè si fa rilasciare la dirigente una prestazione che eravamo presenti lì e si può considerare presso l'università, ma stanno no. Cioè, purtroppo lei ha a che fare con un direttore del corso che per sue scelte di vita è anche un dirigente scolastico che presiede sempre le commissioni degli esami di Stato. Siccome sono i presidenti che decidono il calendario, nel momento in cui
le capita un presidente che non è flessibile come il sottoscritto, lei e decide che il sabato si fanno le correzioni degli iscritti, lei è tenuta a stare durante le correzioni, perché le correzioni sono collegiali. Sì, però io ti devo un'altra cosa. Ah, scusi. Allora, per come qui giustifica il giudizio? Ah, sì, è ovvio. Il presidente della commissione che io faccio. Allora, io volevo dire questo, perché in altre occasioni ho dovuto fare questa cosa. Master dell'anno precedente che ho fatto presso la LUMSA, automaticamente in alcuni contesti esclusivi o purtroppo impegnata, hanno giustificato ovviamente la sede. Non è qua, certo, il direttore di corso ci dirà, diciamo, quando, come giustificare, eccetera. Certo. Io queste volte della scuola onestamente non ho mai sono il problema principale è che certo. È un contenuto di assenza, no, ma per aggiungere lo sapere certo, se poi è una lettura così, cioè perché non conti come assenza se non è questo, uno scrutinio che cerchiamo di gestire tutto, diciamo, il nostro interesse è quello di gestire le cose nel miglior modo possibile, diciamo, comunque. Noi per primi cerchiamo di venire incontro alle persone, diciamo, non è quello il problema. E vediamo se tutto è compatibile, penso di sì, perché non c'è mai capitato grossi problemi e dunque cerchiamo di gestire. Quindi diciamo, la mia proposta di shiftare, diciamo, quelle date in quelle devo altre... verificare se ho la disponibilità. No, dico però, teneva conto, proprio perché conosco la situazione della scuola, dei momenti, come dire, meno impegnativi, prego. Pronto? Sì, lei però la sua osservazione sì. È relativa al fatto che la sua giustifica poi dovrebbe servire a non far contare il 20% delle assenze queste giornate con assenze. Questo dipende da lì. Non è che una persona meno mandare questo è fatto. Vabbè, è l'unico che è il